Qual è per spiegare quello che sta succedendo sulle variazioni di bilancio? Il Comune di Ragusa ha dato due soluzioni. Quali sono? Ma in pratica, intanto, noi faremo una battaglia in Consiglio Comunale sull'aspetto tecnico, perché, diciamo, dopo le varie riforme che ci sono state in Sicilia, in Italia in genere, al Consiglio Comunale due competenze sono rimaste: il controllo del territorio, quindi i piani regolatori, e il bilancio. Qui i bilanci li abbiamo avuti a novembre, ad agosto, a luglio, ora addirittura variazioni di bilancio che vengono proposte alla Giunta solo per una nostra ratifica, quindi ci hanno espropriato di tutto. Quindi faremo una battaglia politica e tecnica su questo fatto. Poi faremo una battaglia legale nelle sedi opportune. Però io, ecco, vorrei far riflettere su una cosa. Noi stiamo vivendo un test importante a Ragusa. È stata una delle primissime città ad avere una giunta grillina con maggioranza grillina. Il quesito che ci poniamo oramai da qualche anno ed è sempre più stringente è questo. Noi ci stiamo accorgendo di una cosa, che non sono capaci di amministrare. Ma ci potrebbe essere una spiegazione duplice. Non sono capaci di amministrare perché? Perché tutto il Movimento 5 Stelle è così? Oppure perché il Movimento 5 Stelle ha un problema di selezione del personale, per cui prendono gli ultimi arrivati, come è successo anche a Ragusa, e li mettono lì a dirigere città e regioni. E questo è un test fondamentale. Noi lo stiamo vivendo a Ragusa. Al momento io posso dire per certo che qui ci sono stati imboscati dell'ultimo minuto, che non hanno alcuna cultura democratica, che hanno leggiucchiato qualche cosina del programma 5 Stelle e posso anche aggiungere che c'è gente incompetente che seleziona altri incompetenti, perché spesso i dirigenti li hanno selezionati sui loro parametri che sono uguali a zero. Ecco, su questo sono certo. Il dubbio da dirimere è se adesso l'Italia rischia di selezionare questi incapaci a livello più alto e complesso, a livello regionale, in Sicilia, già in prima battuta, o addirittura a livello nazionale. Se avessimo ragione noi, col test che stiamo vivendo, io direi che c'è un doppio grido d'allarme da lanciare. Uno in Consiglio Comunale, perché stanno azzerando la democrazia in questo Consiglio Comunale, non si capisce più perché sono stato eletto, e l'altro da elevare a livello nazionale. Attenzione che c'è un rischio.